Grazie Alberto, proprio sulla realtà aumentata, diciamo, hai alzato una palla che consegniamo dalle mani di Mattia Salvi. Ciao Mattia, vieni pure, CEO e co-founder di Ariel, e Matteo Dolcini, Digital Marketing e Social Media Manager di Barilla, che invito a salire. Non vedo. Eccoli qui. Prego. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, nello speech di oggi vi porteremo nello specifico un approfondimento che è stato fatto ai fini di questa ricerca da Ariel, che va da una parte ad analizzare l'impatto e la conoscenza che è presente all'interno delle aziende rispetto all'uso delle tecnologie immersive e dall'altro l'utilizzo di queste all'interno di campagne di advertising a supporto di quelli che sono temi legati all'attention. Nello specifico, oltre a presentarvi la ricerca e quella che appunto è la nostra value proposition, porteremo poi alcuni casi di studio seguiti insieme a Barilla e nello specifico appunto con Matteo, attraverso alcuni brand che appunto hanno adottato queste tecnologie in variati touch point di quella che è la loro customer journey. Per darvi anche un contesto di chi siamo e cosa facciamo, come Ariel, nasciamo come startup ormai circa 4 anni fa, dove il nostro posizionamento nasce nell'andare a portare soluzioni di realtà aumentata e intelligenza artificiale all'interno di quelli che sono campagne display e in generale tutto quello che è legato al mondo dell'advertising. Siamo in realtà ad oggi di circa 60 persone con headquarter a Milano e un'altra sede commerciale a Londra, dove la crescita è avvenuta in modo molto esponenziale nel corso degli ultimi anni, anche grazie a una raccolta di capitale da fondi investimento fino a circa 4 milioni di euro. Per tradurre che cosa fa Ariel, credo che visivamente sia più facile vederlo che raccontarlo. Ci occupiamo di realtà aumentata, lo facciamo però andandola ad integrare rispetto a quelli che sono media planning e attività di marketing di brand di svariate industries, con l'obiettivo però di rendere questo contenuto un qualcosa di estremamente scalabile, cosa che se vogliamo era un po' il limite, associato spesso a tecnologie immersive, quindi un contenuto standalone che non ha continuità all'interno poi di attività, durante il corso dell'anno e che diciamo nasce e muore rispetto a un'esigenza specifica che può essere una fiera, un evento, piuttosto che, un lancio di un prodotto. Ecco, la nostra vision invece va nell'andare a rendere la realtà aumentata un contenuto scalabile su tutti quelli che sono i touchpoint di un brand, da una parte a fini di advertising, quindi una creatività compatibile con quelli che sono i principali publisher, le principali piattaforme di advertising, al fine di essere utilizzato come contenuto display per tutti quelli che sono vantaggi legati all'attenzione, all'engagement. Dall'altro un utilizzo del contenuto in realtà aumentata per quelle che sono altre esigenze di marketing più organiche, se vogliamo, quindi da e-commerce, attività lead generation, CRM o tutto quello che è funzionale ad attività offline. All'interno poi della nostra esperienza, della ricerca che vi porteremo, sono presente comunque una serie di esperienze che abbiamo maturato nel corso degli ultimi anni con brand in svariati settori, agenzie media e creative che hanno adottato poi la nostra soluzione all'interno di quelle che sono le loro pianificazioni. Nello specifico, diciamo, la nostra ricerca è partita da una prima domanda, ovvero quanto sono conosciute le tecnologie immersive, quanto effettivamente la realtà aumentata è un qualcosa nel radar di aziende nel 2024 e quello che emerge è che da una parte ci sono aziende che hanno già adottato la realtà aumentata all'interno del loro marketing mix, dall'altra invece ci sono aziende che hanno una visione su come questa possa avere un impatto, ma più nel lungo periodo. In generale, diciamo, si evidenziano comunque settori che ad oggi hanno già una maggior conoscenza della tecnologia, pensiamo a tutto quello che è mondo fashion, lusso, dove magari alcuni use case sono presenti sul mercato già da tempo, pensate a tutto quello che è legato al mondo virtual try-on. Altri invece industries in cui sono diciamo, meno evidenti i casi d'uso e che devono chiaramente essere esplorati con quelle che sono nuove meccaniche. Lato nostro, oltre a quella che è la ricerca che si è sviluppata in Italia, vi portiamo comunque anche una serie di dati dall'estero,
Nello specifico siamo coinvolti su tavoli come per esempio quello di IAB in UK, dove ad oggi si stanno definendo i benchmark sull'uso della realtà aumentata nell'advertising. Non ci sono ad oggi dei dati di riferimento nell'analizzare se una campagna di realtà aumentata è andata bene o male, proprio perché è un qualcosa che si sta sviluppando ad oggi. E quindi, diciamo, all'interno di questo tavolo di lavoro, quello che è emerso sono una serie di dati, tra cui impatto della realtà aumentata all'interno di quelle che sono metriche di brand lift, per esempio, oppure il fatto di impattare su tutte quelle che sono l'ad recall e in generale la quantità di informazione che viene appunto associata nel vedere una campagna pubblicitaria che utilizza questa tipologia di contenuto. Dall'altra parte la ricerca è stata supportata con un'altra tipologia di domanda, ovvero come la realtà aumentata, come le tecnologie immersive vanno a supportare temi di attention. E quindi qua quello che vediamo è che ad oggi ci sono sempre più aziende che sono interessate a capire come aspetti di attention possano anche diventare nuovi modi su cui andare a sviluppare dei media planning, dall'altro diventano sempre comunque dei contenuti, degli aspetti più centrali, dove la nostra visione è che anche rispetto ai brief che riceviamo c'è sempre più interesse nell'andare ad analizzare metriche legate all'attention, all'engagement, non solamente legate a quelle che sono mere metriche di frequency, quindi generare impression e volumi di persone che poi vedono quella campagna pubblicitaria. Su questo chiaramente il tema centrale è appunto l'attenzione, che può essere definita, diciamo, come un processo cognitivo che permette di andare a evidenziare alcuni stimoli all'interno di un contesto e di ignorarne altri. Ovviamente all'interno di quello che è la nostra ricerca ci sono varie tipologie di attenzione. All'interno delle tipologie di attenzione, quella che fa riferimento poi a questa tipologia poi di approfondimento è l'attenzione sostenuta. L'attenzione sostenuta, che è sostanzialmente la capacità di mantenere per un dato periodo l'attenzione su un certo focus, che può essere la lettura di un libro, un film, oppure l'osservare un video, oppure banalmente ascoltare un podcast o una canzone. L'attenzione sostenuta, diciamo, va ad impattare su due tipologie poi di risultati: da una parte il ricordo, che viene associato alla stessa, e dall'altra la persistenza del ricordo nel tempo. Tenete in considerazione che si stima che una volta che viene letto per esempio un libro, dopo una settimana si ricorda solo il 20% di un determinato contenuto. Dopo aver visto un video, a parità di distanza temporale, il 40%, lo stesso contenuto erogato attraverso un'esperienza immersiva oltre l'80%. Quindi questo, diciamo, dà una chiara idea di come la realtà aumentata può impattare ai fini dell'attenzione. Da questo punto di vista, quindi, ovviamente ai fini di advertising il vantaggio è tutto ciò che risiede all'interno della brand recall, dove i vari formati e i fattori che innescano l'attenzione sostenuta sono sostanzialmente tre: il contesto, la rilevanza e il formato. All'interno di questo, diciamo, i vari formati che possono impattare su un'attenzione sostenuta sono i seguenti, dove il focus ovviamente è l'ultimo, quindi i formati immersivi, dove di seguito ve ne presenteremo alcuni. Il primo, Immersive 360, dove ciò che vedete sostanzialmente è la possibilità di andare a erogare all'interno di una campagna pubblicitaria un'ambientazione a 360 gradi. Qua ha la caratteristica di sfruttare tecnologie come il giroscopio e l'accelerometro per erogare contenuti che vanno oltre lo spazio limitato dalla size tipica di una campagna, con la possibilità ovviamente di inserire contenuti di approfondimento. Pensate a tutto quello che sono gli interni di un'auto, una location con dei punti di interesse o quelli che possono essere volantini o contenuti sfogliabili. Dall'altra parte tutto ciò che è orientato al mondo degli advert games, con una peculiarità di interazione attraverso la fotocamera. Ovviamente in questo caso la caratteristica è di portare l'utente ad interagire in prima persona, tendenzialmente anche con delle logiche che si avvicinano molto al mondo social. Pensate a tutte quelle che sono dinamiche che magari abbiamo trovato su Snapchat, su Instagram o su TikTok, riportate però all'interno di un ambiente open internet e quindi con dei formati compatibili con gli standard di AB, per esempio.
Dall'altra parte, tutto ciò che è legato a formati di quiz, surveys, volti anche a raccogliere cosiddetti zero party data, quindi preferenze degli utenti su come questi poi interagiscono con il brand. In generale, rispetto un po' anche alle metriche che vedete riportate all'interno di queste varie slide, come potete immaginare sono formati e creatività che rispondono tendenzialmente a brief che richiedono alti livelli di engagement o comunque un'attenzione sostenuta, appunto misurata in questo caso come un tempo medio speso sull'ad, o in generale nell'esigenza poi di misurare degli outcome da brand lift studies. In tutto questo, diciamo, qua vedete poi come ultima carrellata la parte di filtri effetti e altre creatività che ovviamente poi rispondono a questa tecnologia, che però verranno sicuramente approfondite in modo più dettagliato dal caso di studio che adesso lascio a Matteo rispetto a come effettivamente con Barilla abbiamo poi integrato la realtà aumentata all'interno di 4 casi di studio. Eccoci, allora, innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Non so se si può abbassare leggerissimamente. Ok, grazie. Molto bella la canzone. Spero di accendere qualche lampadina. Vi faccio vedere 4 case che abbiamo sviluppato in azienda. E vorrei focalizzarmi su 2 aspetti in particolare. Il primo è la flessibilità dello strumento, quindi uno strumento che è adattabile a tantissimi brand con diversissime creatività, diversi target, e su un funnel che può andare dall'awareness fino alla loyalty. E qua vediamo uno dei primi test che abbiamo fatto con Barilla, Sua Maestà lo Spaghetto. Avevamo la necessità qua di creare awareness attraverso il pack. Infatti, scannerizzando il pack, usciva dal pack la ruvidità appunto di questa pasta favolosa che è la pasta trafilata al bronzo. I numeri li potete vedere, sono numeri abbastanza impressionanti, e appunto qua parliamo di flessibilità perché questo strumento è stato adattato in più di 80 paesi, quindi è una cosa abbastanza significativa da questo punto di vista. Parlando di Ringo, questa è la seconda activation che abbiamo fatto, e qua parliamo di ADV. Provate a immaginare, lo sapete credo tutti, quanto sia difficile essere rilevante oggi nel mondo dell'advertising, soprattutto su mobile. E avere uno strumento nuovo all'interno di questo mondo è ovviamente un vantaggio competitivo. Questi sono i risultati. Abbiamo creato questo gaming diretto appunto su delle generazioni più giovani in questo caso, con dei risultati anche qui molto, molto interessanti. Vai pure. Qua è Mulino Bianco con i ritorni di sorpresine. Questa è stata un'activation che abbiamo sviluppato l'anno scorso, e ovviamente sorpresine credo le conosciate tutti, e qua la necessità appunto era quella di cercare di fare appunto awareness su questo ritorno, su un target anche qua ancora diverso, perché parliamo tendenzialmente verso un target adulto responsabile di acquisto, che nonostante appunto uno possa pensare che non è interessato a questo genere di activation, in realtà abbiamo notato come soprattutto un target specifico che noi abbiamo definito gaming moms, nei momenti magari di svago oppure di diletto appunto gioca appunto in questi giochi molto simpatici e ludici. E ultimo ma non ultimo, questa qua è in realtà un'anteprima mondiale, perché abbiamo sviluppato questo gioco con Gran Cereale. La necessità qua è creare awareness attraverso questo minigame due nuove referenze. E la cosa appunto che fa capire quanto sia adattabile questo strumento, lo potete tranquillamente scannerizzare e provare in anteprima, poi se avete feedback ovviamente dateceli, magari c'è qualche errore perché ancora non è concluso, e appunto ci fa capire quanto sia adattabile, perché oggi non abbiamo bene, abbiamo diciamo qualche idea diciamo su come lanciarlo, ma non abbiamo ancora strutturato un piano di lancio ben definito. Perché? Perché lo possiamo inserire nella DV, lo possiamo inserire sul pack, lo possiamo inserire su n touch point diversi all'interno, come ho detto prima, su diversi target e diversi punti della journey. Io ho finito con 1:28 di anticipo e quindi lascio la parola a Mattia che deve appunto chiudere il tutto. No, io mi riallaccio rispetto a quest'ultima considerazione di Matteo.
legata appunto al fatto che di contenuti in realtà aumentata comunque se ne parla probabilmente dal 2018, forse prima, inizialmente attraverso delle applicazioni native da scaricare, successivamente tramite social e poi dopo ancora col web. Io credo che il vero focus di questa tecnologia, al netto poi del contenuto e delle potenzialità che si porta dietro, come diceva giustamente Matteo, sia la distribuzione, quindi avere un contenuto che può essere integrato a livello di omnicanalità su touchpoint proprietari, che sia una campagna di loyalty, che sia un sito web, che sia un e-commerce, a tutti quelli che sono touchpoint di advertising, dalla display ai pre-roll, al digital out of home, piuttosto che a retail media, sia poi la vera efficacia di questo contenuto che nel tempo, diciamo, si è sempre stato associato a un qualcosa dal puro wow effect e non con un ritorno effettivo su tutti i canali del brand. Bene. Ottimo. Grazie a tutti. Grazie.